Largo Castellara, per la chiesa di San Nicola, gli sbandieratori Colletorto, Calvario, Fonte Nuova, Macchie, Morgette, Santa Margherita, Campolino. Di tutto le informazioni coordinate ad una o due bandiere, secondo quelli che sono gli schemi militari della falange del cerchio e del mondo. Lo spettacolo si compone anche di evoluzioni a solo, con una bandiera o con due bandiere. Durante lo spettacolo il rullio dei tamburi e lo squillo delle trombe portano gli spettatori in un contesto storico particolare, creando così un'atmosfera d'altri tempi. Fatevi sentire, e adesso il corteo reale che ripropone le principali figure storiche del tempo, dai musici alle bandiere. Il coronato re di Sicilia e di Puglia. La loro edizione fortunata. E adesso Contrada Morgetta, l'alfiere porta il versillo con l'emblema della Contrada. Contrada Morgetta solo nel 2000 è riuscita a vincere attraverso la nostra giostra il Palio di San Nicola. Contrada Macchie mai, Contrada Morgetta una volta e Santa Margherita due volte. La contrada che sta entrando in questo momento con l'alfiere che porta il vessillo con l'emblema della contrada che viene rappresentata dalla figura della martire Santa Margherita. Ognuno di loro ha un nome ma anche una storia, un'origine. Passiamo dal primo cavaliere che parteciperà alla giostra della Quintana, il cavaliere in sella ad un stupendo ispano-arabo di nome Negrito, e questo cavallo nasce da una selezione con fattrici spagnole, con l'arabo e l'andaluso. Il secondo protagonista è uno stupendo cavallo di razza italiana, è un maremmano. Il maremmano che difende i colori di Macchie è rosso, è un cavallo che è stato selezionato, era un antico cavallo da lavoro ma nel tempo ha subito una miglioria nella razza ed è stato quindi incrociato con dei puro sangue inglesi, la sua razza è stata alleggerita ed è un cavallo adesso utilizzato oltre che nel lavoro anche nei giochi, negli spettacoli, in tutte quelle che sono le manifestazioni equestri. Passiamo ora alla presentazione del cavaliere, quindi del cavallo che difende i colori di Fonte Nuova. Il cavallo è Botinero è un cavallo di razza andalusa,
L'andaluce è stato definito il cavallo degno di un re nel giorno del suo trionfo, veniva utilizzato da re e imperatori quando facevano il loro ingresso nelle sfilate trionfali, quando tornavano dalle campagne di guerra. E passiamo ora a un stupendo cavallo, è un mezzo sangue ma è una stupenda cavalla, si chiama Negrita. Negrita difenderà i colori di Calvario. Il mezzo sangue è un cavallo ovviamente selezionato con il puro sangue inglese, sono dei cavalli molto nevrili ed energici, non risparmiano le loro energie, vi daranno la possibilità di poterli vedere durante lo spettacolo. Passiamo ora, devo dire, è un ritorno per noi al cavaliere Roberto Lungarini. Roberto Lungarini in sella a Ramina. Ramina è una cavalla di razza ungherese, ha tanto di arabo, sono sempre cavalli che sono selezionati con più razze, soprattutto sono cavalli selezionati con il puro sangue inglese, ma il razzatore in assoluto è l'arabo. Passiamo ora all'ultimo cavaliere che difende i colori di Borgo. Anche Borgo è difeso da un andaluso, da Flamenco. Vorrei ricordare che è famosa la scommessa vinta dal Duca di Digne nel 1786 e ha dimostrato come si possa lanciare un cavallo al galoppo tenendo soltanto come redini due fili di seta, e questo per dimostrare la versatilità del cavallo andaluso che ancora oggi è utilizzato per affrontare il toro nell'arena, per affrontare tutte quelle che sono le situazioni sia di difficoltà ma anche di gioco, di giostra, in tutte quelle che sono le manifestazioni equestre, non per ultimo nell'alta scuola. Infatti è un cavallo che viene utilizzato per effettuare comunque spettacoli e dimostrazioni equestre di alto livello. In questo momento sta sfilando il cavaliere di Santa Margherita, Andrea Marini. Si sta avvicinando alla lancia con una appoggiata a sinistra e destra, anche la appoggiata fa parte delle aree basse dell'alta scuola. E passiamo ora a Botinero che difenderà i colori di Fonte Nuova, Nicola Daga. Il cavallo andaluso, vorrei ricordare, che origina da una selezione con il cavallo iberico e con l'arabo. Uno splendido cavallo, il suo incedere è veramente elegante. Botinero per Fonte Nuova. Quest'anno il cavaliere Davide Cicala difenderà i colori di Calvario, vediamo che cosa riuscirà a fare, intanto accogliamolo con un applauso. Morgette, il cavaliere Roberto Lungarini con la sua ungherese Ramina. Ci sono i tifosi di Morgette, vi sento, vediamo poi se il vostro contributo aumenterà nel corso dei passaggi al galoppo. Siamo arrivati all'ultima contrada per Borgo, il cavaliere Franco De Masi con il suo andaluso Flamenco. A disputare
il primo anello sarà il cavaliere che difende i colori di Santa Margherita, il cavaliere Andrea Marini con il suo pepito. Possiamo dare il via al cavaliere? Facciamo partire Santa Margherita. Il cavaliere è partito dal centro, il primo centro per la contrada di Santa Margherita con questo velocissimo cavallo e con il suo bravissimo cavaliere. Non da meno sarà il cavaliere che difende quest'anno i colori di Macchie, Alessio Mangiapelo. Il cavaliere è partito, sta incitando il pubblico, l'anello è caduto. Alla partenza il cavaliere che difende i colori di Fonte Nuova, Nicola Daga. L'ha mancato. C'è qualcuno che dice che Calvario deve vincere, chissà, intanto lo facciamo partire, facciamo il primo passaggio con un anello di 6 cm di diametro, il cavaliere David Cicara. L'anello è caduto, mi dicono che è caduto, io purtroppo non ho una buona visuale. E quindi nel frattempo si preparino i tifosi di Morgette. Morgette, lo ricordo, ha vinto il palio nel 2000, quindi per quest'anno facciamo partire il cavaliere Roberto Lungarini. Non possiamo fare altro che incitarlo, che ci sono i tifosi di Morgette. Facciamogli un applauso, li incoraggiamo, questi cavalieri venuti da lontano. Peccato, ha mancato il suo primo anello, il cavaliere che difende i colori di Morgette. Per Borgo, penso che ci siano parecchi tifosi di Borgo, vediamo se ci sono e quanti sono, lo posso sapere soltanto attraverso i vostri applausi, il plausometro. È basso il plausometro, facciamo partire il cavaliere Franco De Masi per Borgo. Nel primo passaggio risultano ex aequo rispettivamente Santa Margherita con Borgo, seguono a parità di 0 anelli rispettivamente Macchie, Fonte Nuova, Calvario, Morgette. Si prepara alla partenza il cavaliere Alessio Mangiapelo. 1, 2, 3, via! Abbiamo avuto uno stravolgimento di tutte quelle che sono state le situazioni dall'inizio. Allora, siamo in attesa della banditura finale di questo torneo cavalleresco e quindi fino all'ultimo non vi dirò la classifica. Fino all'ultimo vorrei ricordarvi che c'è tutta una proseguimento nella manifestazione, negli spettacoli, quindi rimanete ancora qui presenti, calorosi nella vostra partecipazione.